faccio è abbastanza strano, quindi può essere anche curioso. E poi spesso ci chiamano a chiederci cosa facciamo e quindi è anche facile perché già questa pronta e posso veramente far vedere e spiegare le stesse cose. Però in realtà da un punto di vista, se vogliamo, di dialogo o di spunto o di lavoro cerebrale, è molto più interessante un altro aspetto, e cioè quello che mi ha messo nella condizione di fare il lavoro che faccio e che probabilmente, senza presunzione, mi metterebbe nella condizione di farne un altro anche in un momento in cui tutti quanti denunciano una crisi devastante. E questa cosa qua è possibile, vediamo se... E questa cosa qua arriva da una serie di fortunati incidenti che mi sono capitati. Per cui quando si diceva qua io una cosa gli dico, dai consigli, cosa faresti? Il mio consiglio è di andare via da qui. Poi magari uno ci torna, però una cosa da fare è non rimanere sempre nello stesso posto. Perché è molto rischioso, perché tante cose non le capisci se vivi sempre nello stesso ambiente e perché a volte ti sposti e ti confronti con realtà diverse, ci sono delle cose che impari. E non sono cose che impari tecniche, che impareresti in una scuola o facendo un lavoro, facendo un corso, sono cose di punti di vista, quindi ti apre letteralmente la mente. Allora, capire... non ce la fa niente. Non ce la perde. Neanche rilanciare tutto, non ce la fa. Aspettate che provo a vedere se... Vabbè, nessun problema. E... sta chiudendo. E quindi le cose più importanti alla fine sono quelle che obiettivamente non ce ne sono riconsegnate. Quindi... E io ho fatto il liceo qua a Moreno e poi l'università a Milano. Una settimana di università a Milano io me la ricorderò tutta la vita, perché ho fatto una settimana in un posto che non conoscevo senza scambiare una parola con nessuno. C'erano i test di ingresso, quindi ho fatto il test con la gente che non conosci, poi devi accettare il secondo test la settimana dopo e per 7 giorni lunghi tu qualunque relazione che hai non la possono scambiare di denaro. Quindi vai a prendere il pane, la tizia ti parla per vedere chiederti che pane vuoi, però non c'è un tipo di relazione umana che può essere invece assolutamente naturale nel paese. E questa cosa qua è stata abbastanza traumatizzante, perché comunque anche solo per abitudine è proprio un passaggio drastico. Poi ci si abitua e si capisce che in realtà in una struttura grande come quella che può essere una città è impossibile, a meno che non ci sia nato in un quartiere, creare delle relazioni di quel tipo, oppure sia una città di population, tutto un parametro della gente che incontri tra l'altro mai, quindi in realtà comunque è abbastanza semplice ricostruire quello che è il paese. Però normalmente non funziona così, e quindi si impostano delle relazioni sugli interessi, e quindi su quello che uno fa e su quello che uno può essere interessato. Dopo l'università, quindi dato dei 5-6 anni di università, alla fine a Milano ci sono abituato, alla fine le persone si conoscono, è un tipo di rapporto diverso, non funziona uguale, e c'è stato il secondo passaggio grosso, che è quello del lavoro. Quindi non voglio fare discorsi politici perché non mi interessa, però tante volte siamo molto 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 troppo tutelati, e quindi che appena c'è qualcosa che uno deve fare un minimo di fatica, diventa subito che scoppia la rivoluzione e piuttosto scendo in piazza, ma non mi faccio un attimo di sforzo per migliorare le cose. E questa è un'altra cosa che invece nel paese ho imparato, cioè una cosa che mi ha sempre stupito è che mio zio si facesse 12 ore in officina e poi sabato e domenica andava a sistemare la strada piuttosto che il museo, i templi. E questo tipo di attività e il fatto di non essere spaventati dal far fatica è una roba che io mi porto con orgoglio e penso di aver imparata in montagna, perché la montagna è un posto faticoso e che poi continui a portarti dentro come modo di vivere, quindi è una cosa che ti torna utile su tutti i lavori che fai. L'ultimo passo in questa cosa qua è l'inglese,
quindi noi traduciamo qualsiasi cosa e nella traduzione di qualsiasi cosa si perdono degli aspetti che sono un aspetto di ricchezza culturale. Quindi nel momento in cui si traducono i film, si traducono i cartoni animati, si traducono i documentari, ci sono delle cose paradossali per cui in Italia vengono fatti vedere dei documentari sull'Italia fatti dalla BBC. E quindi sono col tizio italiano che parla, doppiati in inglese e ritradotti in italiano, una roba folle, perché in Italia non si conosce, cioè non si sa l'inglese. Invece non è che è importante sapere l'inglese per andare in America e fare l'americano là e fare il figlietto, non c'entra niente. È che l'inglese è una chiave con cui tu parli con chiunque, dal cinese al sudamericano al giapponese. E questa chiave era 2000 anni fa il latino, quindi è solo che ogni epoca e tra 50 anni forse sarà il cinese. Quindi non è che bisogna sapere l'inglese perché siamo figli dell'America, bisogna sapere l'inglese perché è la lingua più conosciuta e più parlata. Qualche anno fa, tra l'altro, c'è stata questa notizia un po' shock per gli inglesi, per cui quelli che parlavano inglese come seconda lingua hanno superato quelli che lo parlavano come prima lingua, quindi c'è stata un'inversione che l'inglese ormai non è più la lingua o degli Stati Uniti o dell'Inghilterra o dell'Australia, è la lingua del mondo e loro sono delle persone sfortunate perché non lo usano come seconda lingua ma è l'unica che conoscono. Quindi sarei stato costretto inizialmente a studiare inglese e poi costretto a imparare recentemente, perché scuola comunque non impari recentemente, mi ha consentito una serie di cose che normalmente ti vengono precluse se non sai l'inglese. Cioè l'inglese non è una roba con cui fai un lavoro, perché io non ci credo molto poco che tu fai il traduttore come lavoro. C'è chi lo fa, ma sono una minoranza. L'inglese è una di quelle cose, come dire, essere simpatico, che ti aiuta sul lavoro, non è che ti consente di fare un lavoro. Questa cosa qua mi ha permesso di fare 9 mesi circa, non tantissimo, lavorando a Miami. E indipendentemente da Miami, secondo me è una città naturalmente molto bella e culturalmente molto povera. È interessante quando sei lì perché ti rendi conto che gli americani sono molto bravi a creare dei miti attraverso i film principalmente, e quando sei lì ti guardi intorno e tutto il fascino che hai visto in televisione per anni non c'è assolutamente nulla. Quindi sono persone, definiamole semplici in molti casi, lineari, quindi non hanno strutture particolarmente complesse e culturalmente sono abbastanza giovani. Sto cercando di essere critica di colore. No, anche lascia fuori la politica. Però insomma è molto utile perché ci si rende conto che è tutta un'illusione. Quindi noi cresciamo con il mito di ma in realtà sono tutte balle. Quindi serve a smontare delle costruzioni cerebrali e a capire che noi, in una prima battuta, ma gli americani molto più che noi, vivono secondo schemi televisivi. E quindi la profondità che può avere una persona che vive secondo questo tipo di relazioni è abbastanza limitata. Dall'altro lato però hanno una cosa che mi manca tantissimo, e questo è quel concetto di confronto che dicevo, che in Italia non c'è mai, e che è la collaborazione. Io ho lavorato con un'azienda in America che faceva delle cose semplicissime, cioè i finti marmi da mettere nelle cucine, che in realtà sono lastre di resina e vetro tipo, con cui fanno questi top per le cucine. Un prodotto di una semplicità e di una banalità anche da questo punto di vista schiacciante, però tutte le persone che lavoravano in questa azienda erano estremamente orgogliose di lavorare in questa azienda, sentivano che questa azienda era importante per loro, andavano in giro con la camicia con il logo, facevano le reunion aziendali, e questo tipo di energia è molto positiva, cioè è il fatto che anziché lavorare per demolire, lavori per costruire. In Italia questa cosa non esiste, o esiste molto poco. Principalmente perché l'impressione che c'è qua è che bisogna fare attenzione a non fallire. Il tuo obiettivo è non fallire, basta. Quindi
Non fallire vuol dire non mettere mai in una posizione che può essere rischiosa, non lanciarsi mai qualcosa di nuovo perché metti che quelle cose cambiano, non prendere mai la parte di qualcuno perché sennò l'altra metà può lamentarsi, e non far mai scelte. Questa è probabilmente la principale paralisi italiana, è l'unico vero grande vantaggio dell'America o di paesi anglosassoni, perché poi in realtà è molto simile anche in Inghilterra e tutta la parte del nord Europa. Quindi, quando uno ha un'idea, parte con qualcosa di nuovo e generalmente c'è subito uno che dice sì, vabbè, però qualcosa di nuovo l'hanno già fatta, sì, vabbè, però alla fine non è così importante, sì, vabbè, però si può fare anche a meno. Perché se tu fallisci, loro sono meglio. Quindi, penso a queste persone, io ho un certo ribrezzo e disprezzo e penso che siano dei poveretti, spesso succede tra l'altro, quindi è una cosa abbastanza comune. Che uno per sentirsi meglio attacchi un altro. In realtà, quando uno fa così, tanti pensano, ma perché lui è più forte, tende a schiacciare. In realtà è solo una persona generalmente molto fragile che cerca di non avere intorno a lui persone più forti perché si sentirebbe schiacciato. Forse un po' il sistema italiano, la paura del non essere, di non poter reggere il confronto e quindi per non volere io sottostare a qualcun altro che non è neanche dimostrare di voler essere inferiore, ma potrebbe essere un poter apprendere da qualcuno più bravo di me. Spesso si fa il giochino al contrario, per dire ok, io non voglio dimostrare di essere inferiore, al contempo non mi metto al gioco da dire ok, più bravo di me, imparo e quindi me lo devo alle scatole. No, infatti c'è una cosa fantastica che di cui mi sono dimostrato appunto gli amalini, forse la cosa più bella che mi sono portato via insieme a un'altra. L'altra è la tua capacità di sorridere e parlare con chiunque. Quindi, che so, io c'era una camminata lungo l'oceano bellissimo, che era una classica passeggiata da coppiette di ogni età, perché c'erano poi bellissime coppie di novantenni che camminavano lentamente su questo mondo. Era veramente molto bello. E poi la sera con il rumore dell'oceano era veramente fantastico. Io mi facevo delle gran corse su questa cosa qua, ai tempi in cui ero veramente sportivo. E capitava che non so, per la mattina c'era il tipo della guardia costiera che ti passava e ti diceva vai dammi 5, vai grande che ce la fai, quindi guardava che ti sorrideva. Non ti cambia niente, ma è il fatto che diceva la cosa che ho sperimentato a Milano, quando tu ti avvicini, quando uno comincia a parlarti a Milano, la cosa che pensa questo qua, rubarmi dei soldi, non è grande, è un pazzo e cercherà di allarmi con una siringa avvelenata così che io muoio dell'AIDS. Cioè, l'impatto che abbiamo noi è sempre molto negativo. Poi anche ha ragione, perché comunque siamo un popolo che appena può si truffa a vicenda su quello scopilato, quindi è normale che, a differenza dell'americano medio piuttosto che adulone, metti le mani avanti, dici ok, allora stai lì, parlami, ma poco e a distante. Poi quando capisco che puoi, allora ti faccio avvicinare un pezzettino alla volta e poi forse tra un po' mi fido, ma ne parliamo, non detto. Quindi questo atteggiamento qua ovviamente rallenta molto tutto, perché ti costringe a fare un sacco di passaggi su cose che in realtà sono molto più immediate. La seconda cosa bella che mi stupiva sempre, qualunque cosa tu ti dicessi a un americano, la prima reazione era wow, cool! Cioè, la prima cosa che ti dicevano era ah, che figata che stai facendo. Poi magari gli avevi appena detto guarda, boh, sì, facciamo dei progetti in cui, non so, prendiamo questo tavolo e lo facciamo suonare con una tecnologia piezoelettrica. E uno dice, in Italia dice, perché non puoi metterti una radio sul tavolo? E gli dicono, ah, figata, ma quindi puoi fare così? E tutti, cioè, capiscono tutti gli aspetti positivi prima di quelli negativi. Questo processo di positività è contagioso perché poi è quello che ti aiuta per esempio a tirare fuori una nuova idea. In un vecchio lavoro che facevo seguivo il brainstorming, cioè quei contesti in cui tutti si mettono, dicono cose a caso molto spesso per tirare fuori una nuova idea, perché le nuove idee seguono un processo strano. Se ti si tira un tavolo con un blog notice da solo nella tua stanza quando sei entrato, dici adesso creo un prodotto che venderà tantissimo e diventa ricco, e stai lì e non ti verrà mai un'idea su questa cosa qua, perché il tuo cervello non è stimolato, il tuo cervello reagisce a stimoli.
E quindi gli stimoli sono, per esempio, libere associazioni oppure spunti presi online. E quindi quelle storie nascono da questo principio. Il tuo cervello deve innescare dei meccanismi positivi. Quindi la prima regola, come si fanno questi tipi di esercizi, questa fuori idea, è che non bisogna mai dire no. No, nella prima fase non esiste. Quindi, allora, facciamo una sedia che contiene i motorini che ti fanno i massaggi alle gambe e i led che sparano le luci intorno alla stanza. E uno pensa, mica che cazzata, pazzesca. Però non può dirlo, deve dire, ah ok, figo, bella l'idea del motorino, però spostiamolo dalla sedia che alla fine si è già vista e mettiamolo, che ne so, sullo schienale degli autobus. E da lì magari nasce un'idea che diventa una cosa sensata. Perché tutti prendono la parte migliore e la portano avanti. E invece qua quello che succede un sacco di volte è che appena tu dici, dai, facciamo un nuovo evento qua a Ossimo, facciamo 3 giorni in cui portiamo 10 persone che hanno inventato 10 cose sulla sostenibilità ambientale e trasformiamo Ossimo nel primo paese ecosostenibile d'Italia. Io dico sì, vabbè, però può tenere la piazza chiusa, mi dà fastidio. Poi ci sarà gente, poi metti che se non viene nessuno diventa una cazzata e una persona non ci fa fare niente. Poi la sostenibilità si fa di chiamarli pagarli, quelli che li conosce. E poi, cioè, ci si concentra sull'aspetto negativo e non si guarda da nessuna parte. Detto questo, io mi sono anche un po' rotto le palle, dovevo instillare positività tutte le volte e quindi ho deciso di spostarmi in un ambiente più positivo. Quindi anziché litigare, che poi è quello che io spiego a mio padre, insomma, lascia perdere, cioè ti fai venire essendo cattivo per niente. Ho cercato un ambiente che fosse un po' più nuovo, fresco, positivo. E quindi Miami, in realtà io devo trasferirci, però i prodotti che facevamo là erano tutte cose un po' troppo chic per snob e gente ricca e non mi piaceva come idea. Cioè io non sono mai stato trattato per fare soldi, penso che non farò mai miliardi, principalmente perché non mi interessa. Perché ho conosciuto le persone ricche e stanno veramente male. E soprattutto non riescono ad approcciarsi agli esseri umani, ma come quantità di denaro o possibilità di business. E ovviamente questo diventa deleterio. Così ho deciso di licenziarmi nel vecchio studio, ho trovato un altro posto, che sono questi famigerati Fab Lab, in cui lavoro adesso. E il primo ha aperto appunto a Torino l'anno scorso, all'interno di una mostra. Il concetto di un Fab Lab è semplice, qualunque cosa voi vediate in questa stanza sostanzialmente, meno male sì, dovrebbe dire che è esattamente il caso perfetto, sì. Qualunque cosa c'è in questa stanza nasce da un'industria, cioè nasce secondo una logica industriale che io ho studiato perché ero studiato in università facendo design, quello che ti insegnano, in cui l'industria ha un numero scolpito a lettere cubitali dorate all'ingresso della catena produttiva che è il numero minimo di pezzi annui. Cioè tutti i calcoli che si fanno in un'industria si basano su questo numero. Se io produco sedie, prima di sapere a che prezzo venderle, a chi venderle, come sono fatte, come le produco, eccetera, io devo sapere quanti ipotizzo di venderne in un anno. Perché su questo calcolo qua faccio tutti i costi di ammortamento dei costi. Sì, vabbè. Comunque serve saperlo e ovviamente più questo numero è grande meglio è, perché a un certo punto comincio a guadagnare, quel punto lì è un numero di pezzi venduti. Questo sistema produttivo nasce nel 1850, non è una cosa particolarmente recente, invece di recente nel 2006 tipo, un docente all'MIT a Boston comincia a chiedersi se questo è l'unico modo di produrre le cose. E gli viene in mente che esistono delle tecnologie digitali che sono sostanzialmente il taglio laser, la fresa, i plotter da taglio, le stampanti 3D, sono tutte tecnologie che sono in grado di produrre degli oggetti di qualità industriale, riproducibili esattamente come un pezzo industriale, ma uno per volta. Allora, uno per volta da subito vedere che sia una cosa molto costosa, costa di più il pezzo singolo rispetto alla produzione industriale. Ma nel complesso costa poco di più, perché nel complesso loro considerano una serie di altri costi che sono i trasporti, il magazzino, l'invenduto,
i cambi delle mode, la pubblicità, i costi aziendali, che sono tutte cose che scadiscono. Vi faccio un esempio su tutti. In media un paio di scarpe Nike o Adidas, quello che volete, viene prodotto e pagato a chi lo produce meno di un dollaro al paio. Quindi vuol dire che dal costo del pezzo, per arrivare al costo del negozio che è di 160 euro, 200 euro, c'è in mezzo tutta una serie di costi che sono il negozio, la pubblicità, l'azienda, il trasporto, le dogane, le tasse. Tutte queste cose qua sono quelle che alla fine moltiplicano il costo, di suo costerebbe poco. Allora, per darvi un'idea appunto di che cosa vuol dire un fatto, di che viene prodotto, prodotto le cose non fatto, vi faccio vedere un video molto carino. Se non concentrare la situazione. Allora, questo qua insieme a un conbicchiere, e lui si ricorda il conbicchiere lì era un regalo, quindi aveva un particolare valore affettivo. Però tornando indietro tutta la catena delle cose, quello che succede è esattamente quello che vi ho raccontato, cioè questo bicchiere è stato acquistato in un supermercato, trasportato in quel supermercato dall'altra parte del mondo. Viene prodotto in milioni di pezzi, tutti uguali, perché ovviamente sono tutti uguali, non costa nemmeno farli, perché mi metto la macchina fa. Cioè, conosco la pasta e viene prodotto in 20 secondi, 30 secondi, quindi è chiaro che la macchina può produrre veramente tanti. Però il punto di partenza è un progetto, quindi è che so come è fatto l'oggetto, è la formula, è la ricetta sostanzialmente. Allora, grazie alla rete, che è una grande grandissima potenza, che ti consente di non dare limite alla tua curiosità. Io posso scaricarmi questa ricetta, come si costruisce un bicchiere, modificarla sulla base di quello di cui ho bisogno io. Per esempio, in questo caso qua, vi fa l'esempio, beh, mi è caduto, però ci fosse un manico, lo appendevo, non mi cadeva. Con tecniche appunto di stampa 3D, che sono tecniche che consentono di costruire degli oggetti di strato per strato per farci vedere delle cose, io posso realizzare un bicchiere e realizzo solo un pezzo, solo per me, sulla base delle necessità che ho in quel momento specifico. Questo è quello che succede oggi, ma in un futuro che qua lo immagino molto lontano, in realtà probabilmente da un punto di vista tecnologico per qualche anno o una decina di anni, si potrà lavorare su cose anche molto più avanzate. Quindi già oggi esistono gli scanner laser, noi ne abbiamo costruito uno, perché in realtà così di vista la software non è un'altra. E a quel punto le cose prodotte in 3D rispetto alle cose prodotte industrialmente vengono prodotte pezzo per pezzo, strato per strato. Quindi io posso decidere anche come è fatto dentro. Posso decidere che l'interno abbia una struttura cellulare strana e che possa assorbire meglio i prodotti. E il materiale di cui ho fatto l'oggetto posso decidere di volta in volta. Quindi se mi serve un bicchiere che resiste a temperature più alte rispetto a che uno che sia gommoso che possa cartucciare e infilarmi in tasca, posso lavorare su materiali diversi. Ad oggi i materiali sono limitati, ma ovviamente si sta andando in quella direzione lì. Già oggi sono state fatte delle prove stampate cellule. Quindi sono stati costruiti dei regni artificiali depositando cellule vive, strato sopra strato, fino a fare quello che serve. Buon parecchio, unicamente è stata anche del cibo. In realtà abbiamo fatto un evento fuori salone e dove c'era un evento che c'erano dei ragazzi spagnoli che stampavano dei cioccolatini. Il cioccolatino non era colato in uno stampino, ma era stampato da una di queste stampanti che era semplice. Quindi questo qua è il concetto, il motivo per cui esistono i Fab Lab. I Fab Lab non è le tecnologie, le macchine costano poco perché adesso le stampanti 3D costano 1200 euro, quindi sono abbastanza accessibili praticamente per chiunque, costa quanto un portatile.
Però la cosa interessante è appunto la rivoluzione che sottendono. Quindi ci si aspetta che questo tipo di stampanti, queste due tecnologie, fanno un cambiamento culturale. Io non vado più in un negozio a prendere le cose che trovo, perché poi mi accontento, tra virgolette, cosa che trovo. Ma io divento una parte del processo di produzione, quindi le cose di cui ho bisogno, che io so di che cosa ho bisogno, me le costruisco. Ora, vi faccio vedere una di queste stampanti. Beh, questo è molto carino, mi piacerebbe mostrarvelo. Visto che appunto la base di tutti questi processi è un file 3D, che poi è la parte che uno ha il progetto, che uno si scambia da una parte all'altra, non tutti sanno disegnare in 3D. Però il nuovo processo, processo produttivo, proprio, si basa spesso su file parametrici, cioè sono dei file che cambiano forma modificando dei parametri. Allora, questo qua è un software che hanno fatto per vendere dei braccialetti di plastica, cioè, plastica nel senso che sono fatti con una stampante che stampa plastica. E io prima di acquistarlo posso modificare tutti i parametri e quindi farlo tondo, più grosso, poi modifico le misure, la forma delle maglie, posso intervenire in vario modo, lo posso avvitare, svitare, fare delle cose strane per cambiare la forma, e quando io ho trovato la forma che piace a me, lo produco. Quel pezzo lì è unico, cioè l'ho fatto io, l'ho fatto per me, e se un altro vuole copiarlo può farlo, ma tendenzialmente è un pezzo unico. Quindi posso modificare le maglie, questo qua è sostanzialmente un software. Allora, vedete com'è, si modifica, c'è la pezza, questa qua è la forma finale che avrà il bracciale, e chiedo di stamparlo, lo tengo così, me lo spediscono a casa, in pezzi solo ovviamente. Anche noi abbiamo fatto una cosa analoga in laboratorio, vediamo se lo trovo. Per un evento l'anno scorso abbiamo costruito questa struttura qua di legno che vedete in quell'anno con questa qua stampante, una stampante 3D. Quindi muovendo dei dischi, questi dischi di legno qua, che si aprivano e si chiudevano, cambiava la forma dell'oggettino, che in questo caso era un vaso, e quando mi piaceva l'oggetto, la forma del vaso, potevo fare stampa, e questa macchina qua stampava il vaso che ho disegnato. Per farlo non serviva assolutamente né saper modellare in 3D, né saper usare un computer. Quindi questo tipo di cose è accessibile in realtà a chiunque. Adesso vedete un po' di forme generate uscite da questi vasi. Va bene, tutti questi vasi qua sono la stessa forma, tra virgolette, cioè lo stesso DNA, però almeno modificava i parametri per averlo come voleva. Ora, tutti questi tipi di oggetti nascono anche grazie a due grandi rivoluzioni culturali che ci sono in questo momento. La principale è open source. È dove volevo arrivare, vedendo l'Arduino, vedendo. L'open source e il Creative Commons sono le due grandi rivoluzioni culturali che stanno avvenendo in questo momento nell'ambito della produzione di oggetti, di contenuti. Fino ad oggi uno aveva un'idea, faceva un brevetto, cercava di proteggere questa idea il più possibile, pagava uno perché la proteggesse, e poi si metteva a produrlo nella speranza di poterla produrre il più lungo possibile. A oggi questo è un controsenso, per una lunga serie di motivi. Allora, puoi brevettare se sei la Philips, puoi brevettare se sei la Fiat. Però sulle cose di tutti i giorni, brevettare diventa talmente lungo e complicato che non vale la pena. E allora si è invertito il concetto. Cioè io posso avere un'idea, un progetto, e condividerlo online in Creative Commons. Creative Commons vuol dire, è una licenza automatica, quindi non devo richiedere un ufficio, non devo fare dei documenti, non devo pagare nessuno. Io ho fatto una fotografia, ho scritto un libro, ho fatto una canzone, ho fatto un progetto, lo pubblico su un sito e in fondo ci scrivo CC con tre simbolini. Questi tre simbolini identificano il grado di libertà che io lascio su questo progetto.
soldi, modifica e ridistribuzione sono sono sei varianti, quindi tutti quanti, tutti i Creative Commons devi attribuire la proprietà dell'opera. Praticamente in base a quello che ti serve, tu puoi crearti una licenza, correggimi se dico male, che va già a dirti quello che ti serve. Ad esempio, io creo un'opera e non mi interessa se la distribuiscono gratis, però non voglio che sia modificata e voglio che venga citato. Oppure, ok, modificatela, ma mi interesserebbe che venisse pagata, cioè in base a quello che ti serve. In realtà è molto semplice perché sono sei possibili varianti. Tutti i Creative Commons devi attribuire la paternità, quindi nessuno può prendere una cosa tua e dire che l'ha fatta lui. Anche se in Creative Commons tutti quanti, tutte le volte che usate, devi dire ok, la fonte è questa qua. Poi l'ho modificata, Puoi dire che il pezzo sia modificabile o non modificabile. Quindi modificabile vuol dire che, per esempio, in un testo tu puoi prendere un testo e cambiarlo, un'immagine puoi alterare l'immagine, una musica puoi tagliarla. Non commerciale, quindi puoi usare la mano per scopi commerciali, share alike, che vuol dire se la modifichi tutto quello che ottieni da quell'opera lì, devi condividerlo online gratuitamente, così come ho condiviso questo e così via. La cosa interessante è che il Creative Commons nasce dal copyleft. Una piccola digressione, tanto per capire come a volte andiamo vicino alla catastrofe e della generosità che ci salva. Negli anni 80, fino agli anni 90, se mi ricordo bene, la Microsoft era una potenza che poteva acquistarsi qualsiasi cosa volesse, proprio senza mani basse. La cosa che ha impedito a Microsoft di essere un monopolio del computer è stato un tizio, questo è fantastico, uno solo, che ha detto, ok, allora, uno di quei che si mette davanti a un computer e se vogliono entrano nel sito dell'FBI e cancella tutto quello che c'è dentro, che però insegnava a MIT, quindi diciamo che era dalla parte dei legali più o meno. Questo qua ha fatto delle librerie che sostanzialmente sono dei modi per accelerare alcuni tipi di programmazione. Lo dico proprio in soldoni perché non voglio entrare negli aspetti tecnici. E lui ha detto, ok, questa roba qua è un botto di lavoro, ma veramente tanto. È una cosa che consente di far girare grafica, una cosa che consente di far girare sistemi operativi, cioè una roba che ha un valore economico non trascurabile. E la gente la pronta a comprarlo. Quando ti comprano un'idea, non è detto che te la comprino perché è una buona idea e vogliono produrla. A volte ti comprano un'idea per infilarla dentro un cassetto e chiuderla lì dentro. Perché, per esempio, se tu hai un'idea di un modo per produrre energia a basso costo, il primo acquirente di questa idea qua è una multinazionale del petrolio, ma non perché vuole salvare il pianeta, perché vuole prendere la roba lì, nasconderla, in modo che può continuare a vendere il petrolio. E questa cosa qua è meglio una Tesla. Si torna a Tesla e... Sì, esatto, Tesla e... Tesla e... Per cui, questo tipo di cose qua, questo vino qua, ha detto Microsoft, senti, io ho sto roba qua che vale un pacco di soldi, quanto me la paghi? Ha detto, umanità. Questa qua è di tutti, questa cosa qua è gratis, l'unico modo perché una cosa non sia comprabile è che sia gratuita. Dicendo però, tutto quello che nasce e si sviluppa su quello che ho fatto io qui, deve essere rilasciato altrettanto gratuitamente, cioè nessuno deve farci soldi. Se vuole farci soldi deve chiedere il permesso e eventualmente pagarmi se vi lascio, quindi posso comunque decidere che alcuni non possono metterci le mani. Questa mossa qua ha impedito a che altri mercati paralleli, perché su quelle librerie è basato, per esempio, mi sembra anche il Mercos X. Stai parlando di GPL? Sì, ok, esatto. Tutto il discorso di Nude, tutto il discorso sì, di open source, che da cui poi essere molto usato. Più tutti i sistemi operativi di Linux, vabbè, sono stati lì. Ma poi l'altro, su Mercos, il discorso che hanno preso a scatola aperta, hanno chiuso. Però non mi hanno fatto un tecnico, ma siamo passati. Il concetto è che questo di nuovo approccio alle cose consente all'umanità di condividere dei concetti. E allora, io che me sto a Ossimo, in un paesino di 800 anni in mezzo ai monti, se mi collego a internet posso condividere conoscenza che ho, prendere conoscenza da altri e poi rimettere in condivisione quello che io ho creato con uno che è a Singapore piuttosto che uno che è a Lima piuttosto che a New York. Questo funziona nel momento in cui le persone diventano finalmente egoiste, nel senso che si riesce di appunto permettere tutte le idee che vengono in mente.
sperando che nessuno le copi e poi di vendere alle aziende, insomma, non funziona più. Allora, quello che facciamo noi in laboratorio è esattamente questo. Chiunque può venire, gli diamo gli strumenti per andare a prendersi le idee online, per modificarsela, per costruirsi le cose di cui ha bisogno e per farne il numero di pezzi di cui ha bisogno. Questo tipo di produzione è locale, perché ovviamente la fai sotto casa tua, è con i materiali locali, è molto aperta, si cerca di condividere il più possibile. È una cosa che non è facile, ma anche solo capirla e spiegarla, però è una cosa che bene o male sta funzionando. Poi, sulle cose tecniche, vi faccio, se volete vedere come funziona una stampante 3D, tanto perché è curioso. Quindi, questa qua è una stampante che abbiamo anche noi in laboratorio, qui in cima, vedete questa punta, sostanzialmente inietta della plastica fusa e la inietta esattamente in quel punto. Gli strati sono spessi un decimo di millimetro, un decimo di millimetro, fino a 4 decimi di millimetro, è esattamente come in una stampa. Io posso stampare a bassa qualità o ad alta qualità. Più bassa la qualità, più veloce, più alta la qualità, più lenta. La cosa interessante, come notate, è che qua non c'è uno stampo. Quindi qui è proprio è che sta stampando un pezzettino sopra l'altro e alla fine esce il pezzo senza che ci sia materiale di scarto, senza che ci sia appunto uno stampo, un macchinario grosso come le presse, così via. Ora, come questo tipo di macchina, ce ne sono molte altre, come posso vedere una per curiosità. Anzi, forse potrei farvi vedere la zebra, perché è all'inizio. Cioè, esce dalla plastica, c'è dall'inchiostro. Questo bambino specifico è ABS, che sostanzialmente è la stessa materiale che fanno i mattoncini di uomo, i fibroli. Questo è un esempio in cui l'inglese è molto utile. Questo qua è una tecnologia abbastanza semplice, vi faccio vedere solo perché è molto chiaro capire come funziona. Quindi c'è un file 3D e io voglio produrre fisicamente questo file 3D e può essere anche un file colorato. Apportare il file. Quello che succede a un certo punto è che c'è questa stampante che stampa colla colorata in questo caso. Uno strato sopra l'altro e poi una volta che hai stampato una cosa viene steso un altro strato di polvere e si stampa, poi un altro strato di polvere e si stampa. Alla fine tolgo la polvere in eccesso, quello che rimane è il pezzo incollato dalla colla che lui ha stampato. A quel punto tolgo il materiale in eccesso e prendo più resistente l'impregno del resino. Ci sono diverse tecnologie, per cui in alcuni casi si stampa con il metallo, in altri si stampa con il legno, cioè ci sono diversi approcci. Vabbè, questa qua è una delle tecnologie. Non sto parlando di tutte le tecnologie perché sarebbe una roba, una lezione universitaria abbastanza noiosa. La cosa interessante però è che queste cose qua, queste macchine qua costano le entry level per le base le scarse 12.000-15.000 euro. Il motivo per cui queste cose cominciano a diffondersi è quello di prima, cioè c'è della gente che si è messa a costruire delle macchine nella loro cantina e poi i progetti erano open, per cui altri hanno modificato delle cose e poi hanno cominciato a venderle, la gente le acquistava, vedeva che alcune cose non andavano, dovevano modificare i progetti, condivideva le idee online e quindi esistono delle macchine che hanno una qualità che è molto vicina a quella industriale adesso, cioè stanno migliorando moltissimo e l'arco dell'ultimo anno ha fatto un balzo in avanti incredibile, che ormai costano veramente poco, cioè costano, ci sono macchine che costano 400 euro e sono delle stampanti 3D, cioè tu gli dai un file 3D e loro ti sfruttano fuori un pezzo fatto come quel file lì. Costano quanto un televisore scarso, cioè una stampante normale, un po' buona. Quindi c'è davvero un'evoluzione di una velocità impressionante.
E anche chi non sa disegnare, ci sono dei siti in cui è pieno di progetti, di oggetti 3D già pronti e tutti condividono gratuitamente. Anche perché il discorso dell'open tendenzialmente tende a creare delle comunità dove appunto comunità c'è un utente più esperto che magari dice ok, ti carico già il progetto ben fatto, tutto è, e c'è l'utente che non ha mai visto nulla di simile in vita sua, che incuriosito dice ok, posso entrare nella comunità, e comincia passatino per volta dalla curiosità a imparare a prendere. C'è una cosa che mi ho imparato. In questo caso me l'ha insegnato un mio ex, che è l'unica cosa di buona che lasciate. Cosa hai detto? No. Ma sei pure fatto no. Fuori? È l'ufficio magra, perché è la e mi ha insegnato il pericolo della pigrizia, cioè il fatto che le cose siano open e disponibili non vuol dire che ti entrano nel cervello per osmosi, vuol dire che devi comunque metterci buona volontà. Allora, ogni ora passata in un modo stupido, vogliate immaginarvi, è un'ora che sottraete al fatto che possiate entrare in contatto con delle cose che sono obiettivamente fantastiche. Per cui, per esempio, io leggo pochissimo perché è una cosa che mi fa una fatica impressionante. Però, voi due disgraziati, però le cose che leggo sono cose molto mirate. Quindi, che ne so, c'è stato un periodo in cui leggevo l'economia, perché era una cosa che obiettivamente tutti ne parlano e nessuno ne capisce niente. Quindi senti i dibattiti in televisione e tutti partono da un presupposto che è quello della crescita del PIL. Cioè ci sono delle persone che sostengono che la crescita del PIL sia un'utopia, perché non puoi obiettivamente, effettivamente vero, aumentare in modo esponenziale, perché è un aumento incrementale ogni anno, quindi esponenziale. Qualcosa è un sistema chiuso, tradotto in soldoni. La terra è fatta così, cioè quelle risorse lì. Non è che ogni anno tu riesci a vendere un numero di carte, perché a un certo punto cioè, è lì che non puoi pescare da Urano dei lingotti d'oro e poi dovremmo fare cosa. E quindi a un certo punto dovremmo cambiare la mentalità. Prendere questa cosa qua, prendere il parametro che funziona, prendere l'economia o la qualità della vita, ma anche capire noi che l'iPhone 4S è una cosa. È uguale identico all'iPhone 4, è uguale identico all'iPhone 3, è uguale identico a. Ma è che ci sono sistemi basati su Android, cellulari altrettanto dignitosi che costano metà. Con cui si può fare mille cose di più. Con cui si può fare molto, molto, molto di più di quello che normalmente l'utente medio fa con un iPhone. Sì. Assolutamente. Quindi ci sono molti aspetti che però capisci solo quando entri in contatto con queste cose. Allora, come mi è capitato di leggere la Touche, cioè questo qua che spiegava della decrescita, mi è capitato di leggere un tizio che spiegava le malattie del cervello. Dici cosa c'entra. Alla fine, quando mi incuriosiva, avevo accesso alla conoscenza che fino a 50 anni fa non esisteva. Cioè, e questa è la grande rivoluzione, la futura rivoluzione non sarà mica gli armati e le bombe atomiche, sarà smetterla di essere delle persone manovrabili, perché meno tu sai e più tu sei manovrabile. Tutte le rivoluzioni fatte nella storia, tutte le guerre che sono scoppiate, nascevano dal fatto che chi andava a morire era sostanzialmente stupido. Quindi riuscivi a convincerlo che era una cosa buona andare a morire, che normalmente uno dice ma aspetta, visto che in vita ne ho una sola, da quanto ne so, magari aspetto anziché lanciarmi al fronte contro gli altri, diciamo, i carri armati e gli vado con la baionetta. Ma è il motivo delle guerre religiose, delle. Sì, io sono cristiano, sono migliore del musulmano, viceversa, quando poi ti rendi conto che prima che vuoi ed è finita lì. Cioè non esiste che se sei musulmano e vai a ammazzare cristiano hai le sette vergini in paradiso, 70, sorry, o se da cristiano ammazzi di musulmano, non sai mai cosa è sempre stato prima, cioè sei ancora più birra, ma non ha fatto molto triste, sarà che posto, sarà andato in mezzo. Però lo fai sfruttando l'ignoranza perché non è il
dietro che impava o di là nella situazione che vanno fisicamente, no, convincono della gente che non sa a farlo per loro, la interlocuzione sta a livelli tranquilli. Ma infatti è questo, questa è la cosa su cui davvero non bisogna, secondo me, mai perdere il focus, cioè tutte le volte in cui spegni il cervello sei vulnerabile. Tutte le volte in cui spegni il cervello sei vulnerabile. Le volte in cui arrivi a tavola perché pensi che sia divertente, lui sei molto vulnerabile. Ma infatti io spesso mi incacchio, magari sbagliando, magari non sto sbagliando perché poi è tempo perso, con gente, giovani, ragazzi che l'ho lobotomizzato in televisione, appunto sto, me l'hanno detto in TV, è vero, è la Bibbia. Che dico, cavolo, abbiamo una ricchezza enorme in questi anni qua che senza andare indietro, che chissà quanto, 20 anni fa non c'era internet. Tu basta che vai su internet e qui non c'entra sei fascista, comunista, di destra, c'entra il voglio sapere qualcosa in più, posso leggermi le opinioni di chi la pensa come me, di chi è contro, farmi un'idea, io stesso magari dire la mia idea, dire la mia teoria, giusto o sbagliata che sia, ci sono, non fermarmi altri, l'ha detto in TV. Quale è la verità assoluta? Perché abbiamo giusto ma abbiamo messo la pesca adesso e contatti di cui si chiama questa cosa. Infatti non so neanche se la sia, ma sono le 5:25. Grazie. Grazie a te. Ciao. Vai. Ciao. E quindi l'altra grande rivoluzione è effettivamente questa. Indipendentemente dal lavoro che ho fatto, poi. È un falso mito che il docente universitario sia una persona di larghe vedute e chi fa il pizzaiolo debba essere necessariamente stupido. Non vuol dire assolutamente niente. Uno può essere molto operato, molto avanti nel suo lavoro, nelle cose che fa, e essere assolutamente chiuso o chiuso. Se dovessi dire, io fare una sintesi di quello che è, quello che di cui comunque io sono molto felice, perché quando guardo le cose sembra un po' di stare in Matrix, ma a un certo punto devi guardare tutti i codici delle tue persone. La sensazione è un po' quella, quando cominci a capire le cose capisci che una serie di cioè riesci a capire quando ti racconta una balla, per esempio, riesci a capire quando un giornale scrive per 3 mesi di fila è la catastrofe, la crisi, domani moriamo tutti, stiamo fallendo, diventeremo poveri, comprate oro che è l'unica cosa salva, speriamo che torni il nostro buon presidente perché lui può salvarci. Continui a sentire queste cose qua e guardi il mondo e dici vabbè sì, dai, raccontami un'altra che tanto. O quando non te le dicono. O quando non te le dicono. Quando trovi un discorso, magari abbiamo già un po' troppo in politica fiscale troppa, che sui giornali non c'è una riga. E uno dice, cos'è? D'accordo contro? Fammi leggere. No, cioè, sia. Non è facile anche. Però poi in televisione o sui giornali non c'è una riga. Io ti dico, per un periodo ho seguito molto l'informazione, mi sono anche cercato di essere aggiornato. Alla fine la conclusione mia è che comunque la politica non cambierà mai una virgola, ma ti spiego anche perché. Perché poi il potere è vero economico. E dall'altra parte l'unica cosa che puoi fare tu, e questo io rimango convinto, è decidere per la tua vita. Quindi io faccio una l'esempio classico che porto è io sono vegetariano per una scelta mia, non è che faccio le campagne con le bandiere. Poi quando uno mi chiede gli spiego perché. Perché non è una scelta a caso, è una scelta che io so motivare. È uguale su mille cose, cioè cose di vita quotidiana, che poi è quello su cui si va a influire, no? Se noi abbiamo dei trasporti ferroviari pessimi e una rete autostradale ottima, è una scelta politica, perché è stata la politica a deciderlo, a decidere i finanziamenti, a decidere strategie, ma economica, perché è stata la Fiat a spingere perché la politica faccia. Quindi non ha alcun senso decidere sono comunista, se mai esistono più comunisti, forse in qualche zona, hanno salvato qualche esemplare, oppure sono di destra, di sinistra. Cioè, se sei d'accordo con una cosa, va, le chiesi, anche perché è molto più difficile. Cioè, tu puoi essere. Infatti, su questo condivido, nel senso che secondo me sarebbe da eliminare il discorso destra e sinistra, ma di fare un discorso di idee.
che uno la può pensare in un modo e nell'altro, ma sì, sì, ma l'altra casa, come dici tu, è un comunista, un fascista, un qualunque cosa sia, mi sembra un po' una capacità. Sì, già quando dici comunista, senti una cosa che cioè, anacronistica, cioè non esiste più da nessuna parte, neanche a Cuba sono i comunisti, non si trovano più una specie di distinzione. Comunque, dipendentemente da questo, c'è sempre la politica. Il concetto è che, secondo me, ad ogni occasione che uno ha, quando si trova davanti a un video, che è, ho la possibilità di approfondire una cosa che mi incuriosisce, o ho la possibilità di iniziare un giorno o una sera, per quanto obiettivamente mi sono molto stanchi e affaticato tutti quanti, sarebbe cosa buona puntare sul motorino. Perché è quello che dà profondità a una persona, ai suoi pensieri, gli dà strumenti per capire. E quella parte lì è la ricchezza che uno si porta dietro, indipendentemente dal lavoro, dalle cose, perché tanto le opportunità esistono, solo che se quando le incroci non si pronto a prendere, avanti. Quindi, vabbè, niente, non volevo fare il quaternale in realtà, non si può prendere una mano sulla fine. Se avete domande, dubbi, curiosità. Esempio, oggi tu con questo modo rivoluzionario, un modo completamente diverso. Cosa, facci un esempio su che cosa? Cosa è stato fatto? Che cosa hai fatto per darci un'idea? Allora, una delle cose che mi piace di più è la riparazione, nel senso che proprio perché viviamo in un'ottica consumistica, no? Consumistica vuol dire che qualcuno sta spingendo perché tu consideri vecchie le cose che hai in modo che ne compri di nuove. Non è una questione politica, ma un'altra volta, è veramente con l'economia. Invece la riparazione è quello che consente di trasformare gli oggetti normali in oggetti unici. Quindi nel momento in cui ti si rompe qualcosa e tu lo ripari, quell'intervento che tu fai trasforma quell'oggetto in qualcosa di assolutamente unico e ripetibile. Un esempio di una cosa che abbiamo fatto, io ho trovato, non mi vergogno di dirlo, fianco a un milione di immondizia, una chitarra con la testa spezzata a metà. E nonostante le lamentele continue dei miei, che dicono che io non devo prendere le cose che stanno fianco di me in immondizia, perché non facciamo una cosa. E quindi è una cosa culturale, no? Cioè, visto che non è necessità di andare bene a essere, di spendere, consumare, se non lo fai sei un poveraccio e devi fare il possibile per uscire da questa storia. Io ho pescato questa chitarra, gli ho segato la testa. Poi ho preso della legna da ardere, che andiamo qua, con la circolare, ho sforato, ho fatto dei blocchetti. Questi blocchetti li ho messi dentro una fresa, ho disegnato il 3D di un supporto particolare, ho fresato questi pezzi e praticamente ho girato la curvatura sul vetro della cassa, che è una cosa che si fa generalmente con le chitarre elettriche. Quindi sono delle chitarre che si chiamano headless, quindi senza testa, in cui tu accordi la chitarra dal vetro. Io ho fatto la stessa struttura su una chitarra bassa. Quindi il concetto è niente di rivoluzionario, però un esempio in cui quella chitarra lì che era morta, io l'ho presa dopo parata, c'era il mio moratorio, se voglio suonare una chitarra c'è lì. Oppure, invece un esempio di un oggetto tradotto, c'era un mio amico che ha studiato ingegneria del cinema e adesso le macchine fotografiche di oggi fanno video migliori delle macchine, delle videocamere di oggi. E soprattutto una macchina fotografica veramente bella costa 5.000-7.000 euro. Una videocamera mediocre costa 25.000 euro. Quindi è evidente che conviene fare con la macchina fotografica. Solo che queste macchine non hanno ancora delle strutture estetiche, dei spallacci, tutte queste cose che invece normalmente esistono quando ci sono prese. E allora abbiamo costruito dei pezzi di plastica per poter montare con dei tubi di alluminio con un ferramenta, degli esteri, camera, gli spallacci, tutta la attrezzatura che uso per fare video. Allora lui spendendo 200 euro aveva un'attrezzatura analoga a quella che comprava a 800-900 euro. Perché? Perché sono mercati talmente piccoli, talmente particolari, che nessuno... Cioè, e quelle poche cose che esistono costano tantissimo. Come questo c'è un architetto che ha fatto un modulo per l'architettura per far crescere le alghe, perché dalle alghe si fa biodiesel,
e quindi aspettando la luce del sole usi anche il cellulare a base, cioè con la clorofilla, la clorofilla che si chiama questa area, e puoi fare anche massa, oppure c'è un tizio che ha un campo in cui sta sperimentando diversi tipi di agricoltura e stanno cercando di costruire i sensori che percepiscono il livello del terreno in modo intelligente. C'è tutta un'altra parte che non vi sto a raccontare, che è quella di Arduino, che è un open source, che sostanzialmente significa se tu apri una radio o un televisore, vedi una scheda elettronica, la guardi e sembra un micromondo intoccabile, inaccessibile. Quella roba lì, in realtà, quando sai 10 nozioni base, non è né intoccabile né inaccessibile. Esistono dei microcontrollori, cioè delle schede, che colleghi al computer, scrivi del codice, molto semplice, scrivi del codice e queste schede fanno cose. C'è un mio amico che si è fatto l'impianto domotico, quindi controlla le luci dal tablet o da internet. Ci sono 10.000 ricercati, tutti con lui. Quindi stanno uscendo queste cose qua e anziché pagare la medicina 2.000 euro, spendi 200 e lo fai tu. La cosa importante è che questo qua è entertainment, cioè questo qua è una cosa che tu fai per piacere tuo, non è che lo fai per risparmiare dei soldi, ma tu anziché, che ne so, spegnere il cervello davanti alla partita in televisione, c'hai un sacco di amici con gli stessi interessi, con cose analoghe, con curiosità analoghe, e ti trovi in spazi tipo il nostro, ma possono essere anche altri, ti scambi idee. E da lì nascono idee anche molto. Ti guidi solo anche il fatto di risparmiare qualche idea, è una vita. Però non puoi farlo per risparmiare, cioè. No, oh, ok, fate un'altra cosa. Ma ti torna anche comodo. Quindi anche il corno direi che. Ma non solo, ma quando non ti serve più, tu sai i pezzi che ci sono dentro. Li prendi, li smonti, li usi per fare cos'altro. Si torna sul discorso che ci avevi prima dell'iPhone. Non è che l'iPhone nuovo ha una funzione senza di cui tu non puoi vivere, è uguale identico a quello precedente, però perché tu trovi una marea di gente che va a comprare, perché non è politica, è economia, il mercato, la l'Apple o quello che è, ti dice no, sei più figo se hai l'iPhone 4S. Poi infatti questa hanno un pezzo di contatti elettrici mettendolo in maniera molto buona, che è uguale identico al precedente, non hai nulla di più, nulla di meno. Anzi, visto che hanno dovuto fare, piccola aneddoto, visto che ho dovuto far uscire prima del dovuto per un casino interno, non si sono accorti di una cosa banale per un telefono praticamente, cioè che non un telefono. Cioè ha l'antenna dalla parte in cui io infuso la mano destra, quindi se sei mancino va benissimo, non è da trasmettere. Se sei destro prende male perché tu stai coprendo l'antenna. Cioè, nessuno si è mai lamentato con l'Apple di questa cosa qua, perché a nessuno interessa. Anzi, però adesso ti danno, non sono ricordo male, non sono poco tempo per così ti danno la bussola del telefono, immagino nella, certo, nella scatola, in modo che così tu, diciamo, elimini un po' il problema. Però il discorso è questo qua, se uno non sa. Certo. E qua si innescano anche una serie di altri meccanismi che sono pazzeschi, però qua è psicologia, parte della più vieta. E marketing, e cose. Se tu entri in un supermercato, c'è cioè un esempio banalissimo di tutto, niente di quello che hai lasciato in casa, niente. Cioè, la disposizione dei prodotti, gli sconti, come è scritto il prezzo, è tutto quanto calcolato per farti, come sono disposte le corsie. Sono tutto calcolato per non farti tornare su tutto quello che ti serve, sennò non giri, non vedi le cose che ci sono. E per farsi spendere è possibile. Allora, se tu lo sai, gli giri intorno e dici, vabbè, cioè, non è un problema. Se tu non lo sai, arrivi alla fine del mese e dici, ma cazzo, ma io non ho i soldi. Ero convinto, non ci sono più. Perché questa cosa qua è psicologia e fa leva sulle persone più deboli. Le persone più deboli non sono i timidi, non sono i secchioni, non sono gli sfigati, sono gli ignoranti. Quindi, nel momento in cui uno non è sicuro di se stesso, allora ha bisogno di comprare un determinato tipo di scarpe, perché un determinato tipo di telefono, fare le vacanze in un certo posto. Perché sono tutte cose che di sé, ascoltare un tipo di musica che magari non gli piace,
perché sono tutte quante cose che gli servono per costruirsi uno scudo di oggetti sostanzialmente che lo proteggono dal mondo esterno, e questa qua è l'antropologia culturale. Allora, io ho fatto un esame all'università, non mi ritengo un esperto, però ho capito che esiste, ma non serve a fare un esame. Cioè, se tu vai su TED, www.ted.com, è un sito in cui ci sono non so quante migliaia di video di durata variabile dai 3 minuti ai 20, in cui ci sono esperti mondiali che raccontano quello che stanno facendo. Ci trovi qualsiasi cosa, trovi il mio capo che scrive che cos'è Arduino, ci trovi il docente dell'MIT che spiega come stanno costruendo il biodiesel dalle alghe, ma ci trovi anche il neuroscienziato che ti spiega il meccanismo chimico dentro il cervello alla base della felicità, e ti dice: guarda che tu non sei felice quando sei felice, sei felice quando decidi di essere felice. Con un esempio simpatici, mi fa facendo un aneddoto, poi magari lo smettiamo. Lui diceva: ok, ha una obvious tipo questa, ok, chi di voi vorrebbe aver vinto la lotteria? Tutti lo hanno. Okay. Chi vorrebbe fare un incidente che non era paralizzato? La parte di folle, nessuno da solo, ma ti spezza la schiena più fuori, realizzo il tuo desiderio. E lui fa: è chiaro che sia così, perché il nostro cervello è stato progettato in natura per immaginarsi il futuro. Allora, il futuro è che uno si immagina con la lotteria, che ci messo i soldi, la macchina, le donne, cioè, guai tutto l'anno con la guaiana, con la banca. E uno dice: cacchio, ho sedia a rotelle tutta la vita, insomma, mi sarà proprio il massimo. Poi fanno un test, cioè fanno delle statistiche, e misurando la felicità su dei parametri cerebrali, cioè sulla percentuale di dopamina, piuttosto, non mi ricordo esattamente qual era il test, però scientifico, misurano chi all'inizio effettivamente è così, cioè chi vince la lotteria è molto felice e chi ha avuto un incidente è molto triste. Dopo un anno e mezzo circa, cioè, il grado di felicità è lo stesso, se non invertito. Questo perché il tuo cervello è nato per adattarsi ai cambiamenti, ma per non indurti a cambiare se non c'è necessità. E quindi, se nel momento in cui tu decidi che sei felice, il tuo cervello ti rende felice. È paradossale come cosa, però è scientificamente dimostrato così. Questa cosa qua, insieme a tanti altri mattoni che uno raccoglie in giro, alla fine ti consente di vivere con la coscienza, cioè sapendo che cosa succede, piuttosto che gli stessi meccanismi che vi raccontano su come fanno a venderti i prodotti online, ma riguardo le televendite ti metti a ridere perché sai i meccanismi che ci sono, no? Sai che l'oggetto grande, il prezzo scontato, è sempre scontato, non c'è caso. C'era una battuta che c'era online su quelli che vendono i materassi, wow, che c'è scritto: solo per oggi da 35 euro. Perché la seconda cosa ha dato la molla da dire: ok, sono 200 euro, no, non è stato, sono 300 euro scontato, 200, cavolo, è scontato. Perché qui non ti sorprendo, nel tuo spazio c'è scontato, quell'oggetto lì vale 300 euro, quindi vale tanto, perché non puoi valutare il valore di un frullatore. È un po' quel discorso dei disconti, che poi adesso tutti aspettano tutti gli sconti. I saldi. I saldi, che... Infatti la cosa tipica dei saldi è... Allora, se ti serve qualcosa, prendi, non è che ci sono i saldi, quindi prendi le cose tanto a uso. Io vorrei che non devi prendere una nagra, perché dice lei ha qualcosa di frutti e ci vuole. Però come queste ci sono 10.000 piccole cose che nel momento in cui spegni il cervello, appunto, sei vulnerabile. Sei una pedina, perché tanto non ti accorgi di quello che ti succede intorno. Quindi se ti dicono: no, guarda, vai là, tu vai là. In ambito informatico lo vedi, sarà che ci sono con l'Apple, quando escono i nuovi prodotti. Sì, nonostante la mia ragazza abbia prodotti quasi totalmente Apple, no, diciamo che facendo grafica, obiettivamente dal punto di vista lì, su sì, niente da dire. Però lo vedi, perché quando io sento parlare del compianto Steve Jobs, genio informatico, mi si rivolta allo stomaco. In quanto i geni informatici erano tutt'altre persone, purtroppo non godono della notorietà che meriterebbero.
lui secondo me è un genio piano del marketing, in quanto lui ti vende un prodotto a un costo 3, 4, 10 volte quello che è di produzione minimo, è capace di fare le code di 12 ore la notte con gente fuori in tenda per un telefono che e poi ti dico no, Apple no, quando vedo la pubblicità del retina display ti dico ok, così ti serve a fare il retina display per leggermi un libro grandissimo, non lo sfrutterai mai, non ti... cioè hai più pizza di quelli blocchi vede, però ci sono, bello, ok, perfetto. O altri discorsi dell'Innova, se la società che mette licenze software dentro, mette licenze software su comunque l'ultima sulla lista, non so se l'hai letta, ha brevettato la lista in informatica, posso spiegarla, con tu clicchi su un campo in internet e ti esce, esempio, che provincia sei, clicchi e ti esce, invece, beh, non lo ha brevettato, una cosa che in informatica c'è da 20 anni, se non di più, il 90% dei linguaggi di programmazione hanno una classettina dedicata, stupida, che te lo fai in automatico. È il discorso che diceva prima Enrico, ci sono appunto discorsi open source dove ok, io ho fatto questo, lo condivido e spero che qualcuno lo migliori, lo modifichi. Lì invece hai una bella idea, ok, la prendo, la chiudo nel cassetto perché altrimenti mi ammazzi il mercato. Un esempio sul retina display, tanto per capirci cos'è quel concetto di manovrabilità quando sei ignorante. Ignorante nel senso di modo certo. Della parola, cioè colui che ignora come così. Non è esatto. Il retina display è un display incollato fisicamente allo strato del computer. Il che significa che, per esempio, non puoi fare una manutenzione tua. È difficilissimo fare una manutenzione su quel tipo di computer lì. La RAM credo che sia saldata sulla scheda madre. La RAM è la memoria volatile che si è la cosa che normalmente quando il computer comincia a rallentare dopo un po' di anni perché il programma diventa sempre più pesante, la prima cosa che cambia è la RAM e generalmente tira avanti un altro annetto solo perché devi cambiare la RAM con 80 euro di spesa, ma dipende anche che io sono tutto quel periodo qua perché sono sì. Pagamento di costi però per dire no, cioè è molto da 1200 euro che è il portatile o quello che è con 80 euro in più lo fai andare avanti ancora un po', adesso è saldata, che vuol dire che non puoi modificarlo tu, se io prendo il mio Dell e lo giro indietro e gli tolgo queste tre viti, qui sotto ci sono i due banchi di RAM che si incastrano con una levettina nel computer. Nel momento in cui io decido di cambiarlo, non è che prendo questo e lo spedisco alla Dell e lo faccio cambiare, lo faccio io. Il mio cellulare, che ho messo qui adesso, è uno scarosissimo Nokia da 150 euro. A parte che tutto quello che mi serve, incluso il GPS, cioè nel senso. Ma a parte quello, mi si è rotto lo speaker del coso, perché ovviamente lo speaker c'è una calamita, io lo avevo in laboratorio, quando c'è in giro di mattura di ferro, viene attirata dalla calamita, mi buca la membrana. Vabbè, dai, niente, sono in laboratorio, cacchio, me lo riparo da solo, se non ce la faccio chiedo una mano a qualcuno. Ho comprato su eBay gli speaker a 2,91€, non quasi 2. Ho detto magari non lo faccio, stupidate. Smonto il coso, ho tolto, giuro, 6 viti e poi lo speaker di quel telefono lì va dentro l'incastro. Cioè non ho neanche dovuto saldare niente. Fatto così, è uscito, fatto cos'ha, ho messo dentro l'altro con il nuovo, funziona perfettamente. Allora, il concetto è che la Nokia fa dei cellulari pensati per durare. La Apple fa dei cellulari pensati per vendere. Sono due logiche completamente diverse, anzi sono un antagonista dell'altra, perché se io vendo tanto perché le stesse persone comprano più cose, oltre che perché persone diverse comprano le mie cose. Quindi senza fare una battaglia contro la Apple, perché non è il luogo e il tempo, però il concetto è proprio quello di meno stare i risultati, perché alla fine è tutte le cose dipende. Sì, ma non è solo una questione di spendere, è anche una questione di manovrabilità. Dipendi, vuol dire dipendi. Ah, sì. Comunque, ritornando alla tua esperienza che hai fatto, sì. Detto, hai dato tutte le uscite, ma poi le entrate. Eventualmente. Noi che siamo qui e probabilmente le faremo, potremmo chiederti di
di fare qualche cosa, di dare un senso, sto pensando a tutti i nostri, ai nostri lavoretti, no? E perché no provare a... Potremmo comunicare con te per cercare di capirci qualcosa in più e, certo. E provarci a fare. Io sono anche disposto a... Quello che... Il problema mio è che non ho tempo, in generale, quindi... Quando parto non c'è adesso, non voglio fare quello figo che ha tante cose, fare cose in però ti avrei dato un primo weekend di quello che ho deciso. Abbiamo deciso da un mese e mezzo che io salivo oggi. Sì, però io, se le cose vanno, io anche volentieri chiedo una mano, da mio piacere, con supporto tecnico, informazioni, con formazione, mi organizzo bene il suo. Se però vedo che le cose vanno un po' a rilento, non per colpa vostra, ma perché non c'è interesse, oppure ci sono attriti, dire, parlare. Tu sai benissimo come siamo noi, siamo un popolo molto chiuso, molto, molto, molto ignorante, anche in parentesi, e abbiamo magari bisogno di capire che queste cose per me è rivoluzione, è un mondo completamente molto lontano che mi attira, ma che fare molta fatica, no? Perché anche a capire in che modo metterlo in pratica qui, ma mi piacerebbe moltissimo, pensando soprattutto a questi ragazzi qua, che non è tanto il mio futuro, ma è il loro futuro, no? Questi ragazzi qua nello specifico non sono di te, no, ma non è per dire di questi ragazzi. Parliamo con tutto il futuro. Questi ragazzi sono, ma io credo che proprio loro potrebbero essere il produttore di un qualche cosa qui, no? Di una nascita di un qualche cosa qui. Ma insomma, se si diceva che non erano geni a scuola, se non è che non è una questione di voti, di scuola o di interesse, è una questione di testa e di motivazione. Quindi se uno è particolarmente pigro e sbagliato e cerca di scansare qualsiasi tipo di lavoro gli venga suggerito, svicolandone anche i peggiori, difficilmente un po' candidato. Dopodiché è normale, ci vuole sempre un vestito. Però trovare l'argomento giusto e poi da lì penso che si possa provare a costruire. Ma secondo me non ci sono problemi, cioè. Ma io credo che ti è chiaro una cosa così, cioè nel momento in cui tu incominci, come fai? Sarà la fine che sia la scintilla dall'altra parte, almeno secondo me, nel senso, perché se tu parti con l'obiettivo, proprio all'inizio del discorso che diceva Rico, alla mentalità italiana in generale, ok, facciamo questo corso qui. La mentalità americana diceva lui, wow, figo, beh, ci provo, anche se non ne so una mazza. Bisognerebbe essere magari su questa scintilla piuttosto che, ma perché devo fare questa cosa qui se posso starne la domenica a giocare alla PlayStation? Non è facile. Cioè, non bisogna mai un attimino, posso vincere, però non funziona. Perché non funziona, però parliamo, se c'è qualcosa, io spiegare cose. Ritornando proprio indietro, molto indietro, io dico, oggi guardiamoci, di fronte a un discorso così, non c'è nessuno in parte, non c'è un granché di persone interessate, ma proprio perché probabilmente non sanno, cioè, non siamo riusciti a trasmettere il giusto interesse, la giusta motivazione, non so come dire. Beh, sì, no, cioè, condivido, però io credo che forse riusciremo a migliorare, a fare la scoletta e a ripresentare un secondo me il processo sta con un passo indietro nel riuscire, ma non solo in questo progetto, in qualunque, che sia dallo zappare la terra, andare a fare un esploratore su Marte, di riuscire a instillare nella persona il fatto che ok, mi viene posta una domanda, un progetto, qualunque cosa, non devo partire con no, perché questo vuol dire che devi impegnarmi, mi costa sacrifici, mi costa tempo, bla 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 bla, e allora no, meglio starmene alla PlayStation piuttosto che... bisogna guardarsi indietro e dire ok, bello, dove magari ok, bello sta anche come diceva Enrico sul fatto delle rotelline della sede, ad esempio, diceva ok, bello,
però questa cosa qui mi sembra un po' una stupidata, perché non vogliamo farla in questo altro modo, magari appunto in una maniera un po' positiva. È un gruppo rivoluzionario, perché ci buttiamo a capofitto nelle, diciamo, sì, proviamo, non è che diciamo non facciamo tanti calcoli. Ma che tante volte portare qualcosa di nuovo, guarda, non è neanche fare delle grandissime rivoluzioni. Mi viene in mente quell'aggeggino lì, quando siamo stati eletti un anno fa, penso siamo forse i primi in Valcamonica ad avere un discorso di consiglio comunale con qualche cosa registrato. Non abbiamo reinventato chissà cosa, una semplice videocamera, filmato YouTube.stop. Però è una cosa che fino ad ora nessuno ha fatto qui e che io sappia nessuno fa. È un modo per comunque divulgare le informazioni, per avvicinarsi al cittadino, per dare un coinvolgimento, il che appunto non vuol dire che sempre bisogna avere l'Einstein della situazione e reinventarsi questa cosa. Si può anche sfruttare una cosa che semplicemente c'è già, non ti serve. Sì, ma è uno di questo strumento, è un ottimo strumento per dar sfogo a tutta la tua creatività, insomma, in tutti i campi. Infatti ci sono molti corsi che noi facciamo in laboratorio, sono tra l'altro gratuiti, proprio su questa logica di apertura, di farla da un'associazione. Quindi come tale non vorrà per gli associati hanno diritto, se sono interessati, a seguire della formazione base gratuita su stampa 3D, taglio laser, software di modellazione. E gli strumenti di cui hai bisogno sono relativamente pochi. Quindi davvero, se tu però devi vedere, prima di tutto c'è un punto di partenza fondamentale, è tutto in inglese. Cioè, non esiste che riesci a trovare materiale, siti in italiano, comunque una roba grandissima. Allora, se tu vai su Thingy Universe, quindi l'universo delle cose, Thingiverse in realtà, Thingiverse.com, questo qua è un database in cui ci sono dentro non so quante migliaia di progetti già pronti, tu li scarichi e li stampi. Quello è un ottimo esempio per dire quello sono i punti di partenza. Poi se guardi SketchUp o Tinkercad, sono tutti quanti software di modellazione 3D online gratuiti, e anche quelli girano sul browser. Potremmo iniziare con, ci puoi mandare questi siti? No, io poi faccio mandare sia il video, fatto vedere tutti i vari link, poi esatto, pubblichiamo tutto, rendiamo disponibile tutto in modo che chiunque esatto voglia approfondire la cosa in spirito open. Da lì si può iniziare facilmente. Poi detto, ci sono stampanti 3D che costano $500. Cioè sono cose assolutamente accessibili, nel momento in cui ti serve a fare qualcosa è un investimento assolutamente valido. E imparare ad usarle non ci va una cima di sapienza, ci va uno che abbia un minimo di familiarità con le tecnologie, che vuol dire semplicemente che quando qualcosa non funziona va avanti a tentativi senza farsi demoralizzare fino a che non capisce qual è il problema, guarda online nei forum in inglese e arriva a una soluzione. Si trova in internet. La più grande risorsa che si ha ora è Google, uno non sa fare qualcosa al problema, Google e nel 90% dei casi trova spiegazioni, magari non chi te l'ha risolto esattamente, però è solo un modo per comprendere il problema, esatto, e da lì. Poi per dire un esempio che porto come esempio, secondo me, che sia una cosa particolarmente bella. A casa mia, io sono arrivato in una casa che misteriosamente non aveva lampade, non aveva lampadario, non so, molto tante le luci ai lati, ma non c'erano lampadario. E quindi in casa mia ho fatto tipo 4-5 lampadari, perché io non c'erano. E mano a mano me li facevo in laboratorio, appena avevo un pezzo che mi tornava utile, un'idea, una cosa, provavo a farli. Uno di questi era fatto partendo da un cerchio di amici, due in realtà, un cerchio di amici, ho staccato tutti quanti i raggi e il mozzo centrale, ho tenuto il cerchio da una parte e i raggi e il mozzo dall'altra. I raggi e il mozzo, ho tirato i raggi in modo da disporli più o meno a sfera, più o meno, e poi usavo come diffusore della luce dei DVD,
usati, che non funzionano più. Per agganciare il DVD al raggio della bicicletta ho stampato dei pezzettini, delle specie di molettine in plastica, con una stampante 3D. Allora, con 16 molettine, che nessuno gli aveva mai fatto 16 molettine, nessuna industria che fa molettine in plastica per agganciare CD al raggio di biciclette. Quindi, con 16 pezzi ho fatto un lampadario, il resto è automaticamente recupero. Il cerchione ho usato una striscia di LED di quelli adesivi e l'ho appeso a pareti tipo quadro, molto carino perché fa luce tutto intorno e in mezzo c'è l'ombra, si è messo un buco. Però indipendentemente da questo, il concetto è, se per esempio lo usi perché fai un laboratorio di riparazione, di uso creativo, quello che vuoi, ha senso perché è uno strumento come un trapano, è uno strumento utile perché fa delle cose che altri non riescono a fare. Se lo usi per fare gioielli in plastica che poi vendi agli eventi, piuttosto che ha un senso anche lì. La cosa fondamentale è che ci siano dei sensi applicati, altrimenti è un gioco, dopo un po' uno dei giochi si stanca. Se invece è uno strumento, quella cosa lì te la ripaghi, ma l'abbiamo molto bene. Cioè, per dire, quella che abbiamo in laboratorio noi, forse adesso tanto non lo con la prima di Milano, che è un dei grossi musei di design d'Italia, ovviamente non lo fa. Se parte quel lavoro lì, ci danno 5 volte il costo della stampante. Perché loro non sanno usare, nessuno li impara a usarla, quindi anche lì non si dimentica di zero. O nessuno ha tempo di dedicarsi a quello, gli conviene pagare a 5 volte basta. E quindi facendo questo tipo di lavoro ti sei già ripagato la macchina, il materiale e tutti i danni che potrà subire in futuro. È chiaro che il caso magari di un comune o di un centro educativo o di un'associazione o di un gruppo di persone non è quello di fare soldi facendo service, però uno i soldi, se c'è un motivo, li spendo anche. Sì, ma questo tuo discorso con noi oggi potrebbe trasformarsi per qualcuno di questi ragazzi anche in lavoro duro, non è che... No, certo. Uno degli obiettivi di queste serie di incontri era la possibilità dei giovani, dei ragazzi interessati in un determinato settore, da dire ok, tu come hai fatto a fare questo, come, cioè porre le sue domande per poi eventualmente... La cosa fenomenale che io stupisco sempre, soprattutto in Italia, ma in realtà è vero in tutto il mondo, uno non lavora per quello che sa, uno lavora per quello che è. Cioè, tu puoi essere un genio del sapere tutto dei calcoli strutturali e il migliore ingegnere al mondo. Se sei il migliore ingegnere al mondo, ok, c'è qualcosa di difficile da fare, devo chiamare te. Ma se sei un ingegnere bravo, ma non sai trattare con le persone, sei rigido mentalmente, quindi non sai accettare delle variazioni in corso d'opera, cioè tutta una serie di cose al contorno ti rendono poco appetibile come persona che deve fare quel lavoro. Quindi io credo che questa cosa, io andrò avanti, quello che faccio mi piace un sacco, però mi conosco anche, è facile che tra 2 o 3 anni cominci a dire vabbè, ok, questa cosa qua la so fare, in Italia sono stati i primi a farlo, adesso ce ne sono altri 10, comincia ad essere una roba che è alla moda, magari comincio ad annoiarmi, diventa un passatempo per ricchi, quando arrivano i ricchi di solito via. E quindi è facile che tra un po' magari faccio qualcos'altro. Questa è la possibilità di fare qualcos'altro, non è detto che ce l'avrò. Ma se ce l'avrò, non sarà solo per le conoscenze che ho. Perché c'è sempre qualcuno che sa le cose più di te, sa l'inglese meglio di te, non so, è disposto a farsi pagare meno di te. Tu lavori e impari, cioè cresci come persona, lavoro è una conseguenza. Quindi non è che uno deve imparare a stampare in 3D perché lo stampatore in 3D sarà il lavoro del futuro. Uno deve imparare a imparare. Quindi cogliere le occasioni di togliersi di dosso la pigrizia, togliersi di dosso l'essere passivi e farsi cadere le cose addosso e cominciare a essere attivi. A quel punto poi, se un giorno decidi che non ti piace la stampa 3D, ti piace qualcos'altro,
l'energia, la forza, la volontà di arrivare lì. Però se tu non hai mai lottato per quello e ti tolgono, è l'unica cosa che fai, te la tolgono. Quello che succede è che prendi una bandiera, vai in piazza e dici datemi quello che sapevo fare. Perché non è che, cioè, non è cattiveria, è che non sai fare altro, non sai adattarti e è una cosa che ti riesce a lamentarti. Non è una critica, è che è così, cioè è da dirsi, no? E quindi a me piacerebbe molto, se volete una master per vedere, parliamo di sicuro, con le mie contatti CDI, e poi se volete vi lascio, non è un problema. E sarebbe un bello stimolo, ovviamente, vediamo come va, insomma, bisogna anche unirsi. Ok. Ci sono qualche altra domanda? Niente, a questo punto, grazie mille. Posso?